Mi sono messo l'abitino buono, come potete vedere oggi pomeriggio, perché ho un ospite di rilievo, nel senso che se amate la musica italiana, se amate la musica, anzi ho sbagliato, se amate la musica tutta, al di là dei generi, al di là degli stili, al di là delle nazioni, al di là dei confini, dei paesi, al di là di tutto, non potete non amare che Tosca. Perché, lo dico senza possibilità di smentita, è una delle più belle voci che vi può capitare di ascoltare nella vita, ma al di là della voce ha una personalità e una creatività che superano di molto, di gran lunga, la gran parte delle sue colleghe, perché negarlo? Ha il gusto e la voglia di andare in giro a cercare musiche del mondo, quindi non si accontenta di quello che trova nel proprio cortile, che peraltro conosce molto bene, perché appunto quello della musica italiana è un ambiente che frequenterà molto, ma ha anche il pregio, con il suo lavoro degli ultimi anni alla Pasolini, di coltivare nuovi talenti. Che volere di più? Allora, che vuoi di più? Sei sposato? Sì. Dopo sì, questa bellissima presentazione. Ma non sono io quello bravo, sei tu. Quindi, allora, che vuoi fare da grande? No, quello che faccio. Tutto quello che mi piace, avendo una vita sola, perché io ne vorrei avere 20. Non ne dubito. Come tutti. Anche vorrei avere una giornata di 67 ore. No. Ho sempre, da quando ho toccato con mano il mainstream, quello proprio più alto, insomma la vittoria di Sanremo, fu una cosa clamorosa. E, però poi mi rendevo conto che, certo, voglio dire, c'è un prezzo da pagare, perché poi quando entri in una determinata cerchia, quello standard lo devi mantenere. Certo. Perché intanto tutte le persone che lavorano intorno a te, quindi devi in qualche maniera mantenere non solo artisticamente ma anche economicamente tutto un indotto, e quindi una sorta di libertà artistica non ce l'hai più. Mm-hmm. E io non riuscivo a rinunciare a quello, al fatto che volevo comunque fare teatro, amo tantissimo, sono nata come attrice teatrale. E quindi fare teatro significa che tu ti fermi 2-3 anni, entri in una compagnia o fai una compagnia tua, però tutta la cosa musicale non si può fare, quindi questo già era una cosa che non potevo fare. Poi parlavamo prima, in privato, parlavamo di Anastasia, per esempio, no? Che era la discografia, i miei discografici non volevano, perché dicevano... Pensa. Erano le prime cose che si facevano un po' fuori dal seminato, certo, musicale, no? Mi dicevano, ma ti metti a fare la doppiatrice, poi non vendiamo più i dischi, o ti metti a fare teatro, allora poi cosa fai? Musical? No, mi piace il teatro, l'opera dei tre soldi non è il musical, è teatro musicale o i monologhi della regina. Sì, però insomma, che vuoi fare da grande? E alla fine ho detto, ma sapete che io voglio fare da grande quello che mi piace e pago il prezzo della libertà. Posso dirti che però, a differenza degli altri, ti sei tolta la soddisfazione di fare anche l'altro. Cioè, che il bello della tua avventura è che c'è Sanremo. Cioè, non c'è, perdonami, la snobberia di altri che dicono, bah, la canzone pop, non la frequenterei mai nemmeno morto. Invece, il bello è che tu hai tutto dentro la tua palette, dentro i tuoi colori. Se è bella, guarda che la canzone pop, se è bella, è molto più bella di tante... perdonami il francesismo, pippe, sì, che certo, ci facciamo, ma ci sono delle cose pop che non hanno niente che invidiare con delle cose classiche molto pesanti, quindi assolutamente... Allora ne approfitterei, dato che abbiamo uno spettacolo in arrivo il 4 di gennaio all'Auditorium di Roma, però è popolare. La cosa, esatto, il termine pop è un termine ambiguo, perché noi lo vediamo come... come dire, seconda scelta, cioè qualcosa che sia automaticamente commerciale. Nel resto del mondo la musica pop è anche quella che stiamo per ascoltare. Cioè, ti chiederei un pezzettino di musica popolare alle radici della nostra musica popolare, perché poi la musica napoletana, vuoi o non vuoi, è un universo di riferimento inevitabile per chiunque voglia cantare in questo paese. Pensa che la musica napoletana è il nostro fado. Cioè, se tu vai a Lisbona, tutti cantano fado e tutti vivono di fado, no? E noi, la nostra radice, vuoi perché erano Napoli è un porto, quindi accoglieva e mandava, certo, in giro per il mondo, vuoi perché ci sono stati i Borboni, che sono stati comunque per la cultura un toccasana, comunque ancora oggi, fatto
dei concerti, questo che ho fatto al Jazz a Carthage, e ho detto cantiamo in italiano e cantiamo in napoletano. Il napoletano è stato proprio l'apoteosi, perché loro sentono proprio il nostro sangue, certo. lo vivono, e noi invece non ne andiamo assolutamente dietro. Un vero peccato. Anzi, che ci sono state Pino Daniele, Avitabile, adesso che ne so, Sepe, Newt, che è questo giovane fantastico, che comunque contaminano anche gli Alma Megretta, 99 Posse, che contaminano e portano avanti. Per il resto, tu pensa a quanti fadi abbiamo in Italia. Dimenticare. Abbiamo un artista però. Lei è la signora Giovanna Famulari, nonché produttrice insieme a me del disco, insieme a Massimo De Lorenzi. Disco che vi consiglio vivissimamente, ma non perché lei è qua, l'avrei fatto comunque anche senza di lei. Se volete, come dicevamo prima, ascoltare bella musica e grandi sentimenti, questo live di Tiziana è un gioiellino. Ma... Scusa, promozionale. Allora, Giovanna ha prodotto con me Il suono della voce, che è il disco prima di questo. Adesso questo è un live che viene scaturisce dopo 3 anni, dove siamo andati in giro ovunque. Allora, il 4 di gennaio saremo all'Auditorium con dunque, in questo vaso di Pandora, in questo disco, ci sono tante cose che fanno parte di quasi 10 anni di Stato dell'Arte. Quindi una parte in particolare riguarda la canzone napoletana. E quindi abbiamo deciso il 4 di gennaio di fare un omaggio alla canzone napoletana dedicata a Roberto Murolo, che io ho conosciuto con Arbore quando facevo doc. Un uomo fantastico, schivo, scontroso, fantastico. Ma io aspettavo la sera per andare da Natalino, hai capito dove? Certo. Da Natalino lì a Corso Francia, e con Renzo tutte le sere lui ci faceva ascoltare la canzone napoletana, quella più sconosciuta, da crooner con la chitarra. Io l'ho amata grazie a lui. E quindi ho deciso di fare questa prospettiva e dedicarla proprio con quella filosofia di spogliare la musica napoletana di oleografie, di... portarla alla semplicità assoluta, all'essenza. Lui diceva questo proprio, diceva la musica devi denudarla, solo se è nuda capisci se è bella, come una donna. E anche qua non le abbiamo nude perché non possiamo, ma c'è soltanto una volta. Allora, questo è Dimmi una volta sì, è una villanella del 600, circa 600, e noi l'abbiamo rifatta così. Tu non sei nata, tu sei nata, tu sei cresciuta in grande, tu sei mia, per te sto un camarada, sei cresciuta, e tu carella mia, di già sorride, di mano a volta si cavo a o dire che non posso proprio più. Dimmi una volta sì, come va bene, o dire che non posso proprio più. Cioè, ma avanti, come... però. No, il problema, lo dico ai nostri, come dire, ascoltatori in diretta, ma come si può vivere senza ascoltare queste cose? Cioè, pensate che vita di merda che fanno quelli che non la sentono. Vabbè, togliamo questo, come ma dire. Siamo in diretta, siamo proprio. Siamo in diretta. Allora, ma non avevo capito, scusa, pensavo che... Se c'è una cosa che mi affascina, dicevo, del tuo lavoro, è il fatto che ti muovi senza confini tra culture diverse, tra suoni diversi. Come hai imparato ad apprezzare la musica del mondo? Qual è stata la molla che ti ha spinto a diventare una viaggiatrice? Guarda, intanto sicuramente il teatro, perché il teatro è un non ha limiti, mentre la musica ne ha molti di più. Intanto sono limiti messi da regole che non sono scritte e dette da nessuna parte, ma che sono indotte. E quello si fa, quello non si fa, e questo già è una limitazione. Il teatro è libero, allora fare tante prospettive, non lo so, ho fatto uno spettacolo sulla musica yiddish, una musica napoletana, la musica romana, il primo spettacolo di teatro canzone mio è stato romana, l'omaggio a Gabriella Ferri, e poi, non so, anche
sì, Musicanti, che era una prospettiva sulla musica del sud del mondo, dove ho studiato il rebetiko, delle musiche legate al Nord Africa. Scoprire per esempio tramite il Terzo Fuochista, che è la canzone che portai a Sanremo 10 anni fa, che la tradizione popolare è uguale in tutto il sud del mondo, hanno Sì, tutti la festa la musica, patronale. come dire, la cultura si è spostata di paese in Sì, paese creando un unico grande bacino, che è e questo bellissimo. alla fine ho cercato un po' per curiosità. Perché sono una che ama comunque viaggiare, andare a trovare le mie radici nei posti dove vado. Per dirti, sono andata a Malta, per caso sono entrata in una chiesa, c'era una funzione, erano tutte canzoni cantate in uno stranissimo dialetto del posto, e io lì dentro ci ritrovavo Roma. Eh certo. E quindi questa è la mia curiosità più che altro, andare a trovare il mio sangue in quel E che sangue ci fai sentire di questo sangue che circola nelle tue vene? lì. Che facciamo? Facciamo Dumbala. Dumba, che a me piace un sacco. Certo, dei Telaf Daduk. Bravissimi. Anche lì sono andata a cercare, mi sono presa tutti i dischi possibili e immaginabili e ho trovato Giovanna, com'è lavorare con Tiziano? fantastico. Eh? Io Che tipo è? viaggiavo con la Una valigia. rompiscatole? Eh? Sì, Una ecco, perfezionista, questo sì, lo ma la so, questo lo so perfezionista da dici? me. Però Beh, io le tra cose. perfezionista e rompipalle quanto manca? Allora, le cose più belle che faccio tantissime cose, perché per vivere di musica Certo. diciamo che è una scelta di vita, non sempre si può scegliere, no? No. Quando si vive di arte. Non si può sempre scegliere come ha fatto Titti. Io ho avuto la fortuna di incontrarla e ti dico la verità, mi ha cambiato la vita, musicalmente, perché è una persona, una donna, un artista sempre in movimento intellettuale, alla ricerca costante, Sì, però non non ci si è si mai annoia seduta, non ci si annoia mai. con Tiziano. Montiamo a pezzi ogni giorno, quindi anche i tuoi limiti li superi continuamente, ti tiene in piedi, ti fa faticare, noi la chiamiamo trattoretto. Trattoretto, c'è una Anche se ti cosa, dico, adesso c'è gli una cosa sto per però dire vera. Sì. una cosa in diretta che poi mi giro perché sicuramente mi tira i colpi. Sai che ci saranno quattro ospiti qua Sì, sera? Ah, io lo sono sapevi? contenta. Credo di aver ampliato il mio repertorio in questi anni di Sai che canteranno collaborazione cose nuove? come in una vita intera. L'ha Non sai cosa c'è di sentita bello? No, non l'ha questa? sentita. Canteranno Sì, cose se c'è una nuove, cosa sono bella che io piene di trovo, se c'è truppi. una cosa bella che trovo nel tuo modo di affrontare la canzone e l'arte, è quella che ti piace collaborare, cioè non sei una monade, né una monaca, non vivi da sola né pensi che la tua arte sia meglio di quella degli altri per forza, anzi che il confronto con l'arte degli altri produca arte nuova. Assolutamente, per me la condivisione, come ti dico, anche io vado a trovare me in Giovanni, o in Massimo, che è il Massimo De Lorenzi, che è l'altra colonna di questa mia. Bell'uomo peraltro, bell'uomo. Diciamo che, Sì. però poi ci sono anche le due new Piace, entry, le piace. due bimbe, che sono queste due ragazze che vengono dall'Officina Pasolini, che anche lì, insomma, dai, quando andiamo sul palco non siamo Sappiamo, così facciamo la nostra puntini, parte, dai, direi di dai. sì, Sì. direi di sì. Ma io vado, da ognuno cerco di tirare fuori qualche cosa che mi somigli, la cosa bella che posso in qualche maniera indossare, no? E per me è fondamentale il loro apporto. Io con tutti i musicisti con cui ho lavorato devo comunque avere una sintonia, perché io non suono nel senso Non è vero. sì, Vabbè, all'orecchio strimpello, assoluto, non Tosca, male. ma non suono, e questo è il mio cruccio, e infatti Suoni con non ho voce? studiato perché sono abituata, vado tutta d'orecchio, ho fatto anche il voice ecco, orecchio. E quindi questo però è un male, No, perché ne sono poi ti avvicini, convintissimo, però va un po' bene. sì.
Quindi con loro io dico questo pezzo lo vorrei fare così e loro codificano esattamente quello che io ho in testa. E queste sono un po' delle alchimie che raramente si verificano. Cosa no? ci fate sentire adesso allora? Vediamo un po' questa alchimia. Una cosa, facciamo fare un pezzo del suono, marzo. Facciamo un gongo, dai. Ok, dai. Un gongo perché col cello facciamo tutte cose che si possono fare. Questa è Mandela Song ed è una canzone scritta da Miriam Makeba per Mandela e per i padri della apartheid. Basceli bonghe qua non gongo, basceli bonghe. Basceli bonghe, qua non gongo, basceli bonghe, e ti non guarì, basceli bonghe, qua non gongo, verso la conclusione. Io torno a parlare del disco perché il disco ha punti musicali dal mondo, può voler dire nulla e può voler dire moltissimo, perché la cosa che Tosca fa con questo album dal vivo non è solo celebrare se stessa e la propria arte, ma invitare noi ad ascoltare la musica in maniera diversa. Se c'è un limite che ha molta la musica pop di oggi è che è veramente fatta per categorie, c'è un suono, funziona quello e tutti fanno lo stesso. Il bello della canzone d'autore italiana è stato sempre quello di essere al contrario, ognuno fa il suo. Cercare cioè, quindi... il proprio suono, la prima cosa che mi hanno insegnato, Claudio Mattone. Quindi se devi trovare il tuo suono. Allora, in questo c'è il suono di Tosca, ma in mille suoni diversi. Quindi per questo vi invito ad ascoltarlo con attenzione perché è bello. Con cosa vogliamo chiudere? Dunque, chiudiamo col suono della voce, però devi andare là. Sì. Tanto io ricordo questa che questa pregevolissima tastiera, ti ringrazio Giovanni di dare soddisfazione. No, però vedi, in questa piccola saletta, dove i nostri ascoltatori fedeli lo sanno, lo ripeto tutte le volte, chi è bravo è veramente bravo, chi è pippa è veramente pippa. Ma perché ecco, cioè, non questo lo dovresti fare come slogan. Sì, non essendoci questo. Filtri né niente, c'è cioè una tastieraccia, una, come dire, un ufficio. Senti, posso dire che all'interno ci sono degli ospiti che amo molto, che sono Gabriele Mirabassi, Germano Mazzocchetti, Nicola Piovani, Danilo Rea, Gegè Telesforo e Gio Barbieri, con il quale ricondivido. Sì. Dicevo che ricondividerò il palco il 4 di gennaio all'Auditorium Parco della Musica. Ci sarà Gio Barbieri, ci sarà Giovanni Truppi, ci sarà Maria Pia De Vito e Enzo Granianiello. Fantastico. Questi per la canzone napoletana e l'omaggio al grande Roberto Murolo. Questa canzone qui è il suono della voce, qui è contenuta al pianoforte Danilo Rea, cioè, ed è la più bella canzone della mia vita che mi ha scritto Ivano Fossati. Meglio di così. Allora vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo grazie. Giovanni, ringraziamo Tiziana e la musica la ascoltiamo con grande piacere. Accarezzo il tuo vestito con la mano, ma non è abbastanza per l'amore. Tu sei lontano e avrei tanto bisogno di te, come si ha bisogno d'aria, di una tazza di caffè ogni tanto, di facce aperte, di strade nuove. Sono una ragazza timida che crede ancora nel domani e non sai quanti nomi gli ho dato all'amore, non sai quanti nomi lui ha dato a me, non sai quanti nomi gli ho dato. Grazie Tiziana, grazie a te. È sempre di un cuore. Piacere, grazie, grazie a Giovanni. Ciao, grazie.